con il vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Buongiorno. Ben arrivato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ben arrivato. Allora, c'è, come dire, una forte opposizione da parte vostra nei confronti di questo DDL che modifica 36 articoli della Costituzione nella parte, diciamo così, normativa della Costituzione, non nella prima parte, quella che è legata alle questioni di principio. Ai valori fondanti. Ecco, nella parte, diciamo, applicativa della Costituzione ci sono 36 articoli che vengono modificati da quest'area. Perché non siete d'accordo? Perché vi siete opposti così fortemente? Io prima vorrei tornare ad un anno e mezzo fa, quando a Matteo Renzi fu proposto di fare un tavolo, io ero seduto a quel tavolo con Matteo Renzi, sul tema della legge elettorale e delle riforme costituzionali. Il Movimento 5 Stelle chiese a Matteo Renzi di mettere in Costituzione tre cose: l'abolizione dell'immunità parlamentare in modo tale che i parlamentari non fossero più salvati dalla galera, l'abolizione dell'assenza di vincolo di mandato. Pensate che questa è una legislatura in cui abbiamo il maggior numero di volta gabbana, cosiddetti volta gabbana. Invece con un vincolo di mandato chi cambia partito ed è legittimo se ne torna a casa e poi si fa rieleggere. E terza cosa, che credo fosse sacrosanta, era mai più condannati in Parlamento. Mentre facevamo quel tavolo con Matteo Renzi circa un anno e mezzo fa, perché queste riforme vanno avanti da un bel po', lui preferiva fare incontri con Berlusconi. Oggi Berlusconi è stato sostituito da Denis Verdini e questa riforma della Costituzione, per concludere, prevede l'immunità parlamentare non solo per i parlamentari ma anche per i consiglieri regionali e i sindaci che siederanno in Senato, e prevede soprattutto una lungaggine nell'approvazione delle leggi, perché nessuno sta dicendo che il nuovo Senato, come si diceva prima, avrà la possibilità di tenersi qualsiasi legge per 40 giorni sotto esame. Cioè, in sostanza, invece di velocizzare il processo normativo, potrebbe rallentarlo, perché noi abbiamo Navetta, cioè la fine della navetta, cioè delle leggi che vanno avanti e rimbalzano come un ping pong tra le due camere. Io le dico questo: in questo paese si è sempre detto che il problema sono le regole, perciò non si fanno le cose. Ma se guardiamo ad esempio alle regioni che negli ultimi 7 anni sono state governate per la maggioranza dal Partito Democratico, da IDS e dai vari partiti da cui discende il Partito Democratico, sono regioni in cui c'è un premio di maggioranza da anni. C'è una lettura, quindi c'è l'attuale impianto costituzionale già nelle regioni, e l'unica cosa che sono stati capaci di produrre quelle regioni è un debito della sanità pazzesco che oggi si sta riversando sui servizi. Allora io le dico, non sono uno di quelli che appartiene alla scuola di chi pensa che il problema sono le regole in questo partito, perché la navette, quando una legge dalla Camera va al Senato, poi torna alla Camera e così via, giusto per spiegarla meglio, è frutto non di un problema di regolamento, è frutto del fatto che i partiti di maggioranza, non dell'opposizione, non si mettono d'accordo perché sono divisi in così tanti correnti e litigano tra di loro che anche quando ci sarà una Camera che approverà la legge, il problema non sarà risolto. Qual è lo scandalo di questa riforma costituzionale per cui non siamo d'accordo? Al di là del fatto della pericolosità che si dà, l'immunità parlamentare a consiglieri regionali che sono tra la classe politica più indagata d'Italia. Una questione, tutto il potere in mano ad un solo partito. E se pensiamo che queste riforme si stanno approvando grazie ad uno come Denis Verdini, che si è staccato da Forza Italia, ha creato il suo gruppo di senatori e lo ha regalato a Matteo Renzi, uno che è sotto giudizio in 5 processi, tra cui corruzione, tra cui bancarotta fraudolenta, il partito della questione morale, quello di Berlinguer da cui scende il PD, il partito della questione morale, fa le riforme con Denis Verdini. Ora, detto questo, io mi sento solo di dire che una riforma costituzionale in questo momento debba prevedere, per esempio, l'abolizione dei vitalizi, non l'abolizione della democrazia. Sì, io credo che dobbiamo ragionare per priorità. Se chiediamo in giro per il paese, ma anche nella città di Roma, che in questo momento è stata travolta da questo scandalo, non credo che nessun cittadino romano ci chieda, guardate, fate una legge per dare l'immunità parlamentare ai sindaci e ai consiglieri regionali. Veniamo proprio questo, a questo punto, allora, visto che ieri sono state formalizzate le dimissioni di Ignazio Marino, si scende in campo. Come vi preparate? Perché a quanto pare le elezioni ci saranno tra 8
Forse 9 mesi. In primavera, adesso bisogna vedere quale dei mesi sarà, però... E c'è un dibattito molto forte in questi giorni all'interno del vostro movimento. No, nel nostro movimento c'è una consapevolezza. Noi siamo stati nell'Assemblea Capitolina per circa 28 mesi. In questi 28 mesi abbiamo avuto modo di scovare tutti gli sprechi del Comune di Roma. Noi abbiamo presieduto con Daniele Fronge, un nostro consigliere comunale, la commissione per la revisione della spesa. Ed è una commissione che vede quali sono gli sprechi del Comune di Roma per poi reinvestirli in asili nido, nuovi mezzi per i trasporti, autisti per gli autobus, tutto quello che manca a Roma. E abbiamo scoperto che il Comune di Roma spreca 1 miliardo di euro ogni anno. Allora, quale sarà l'obiettivo nostro? Andare lì al comune, speriamo che i cittadini italiani, romani, vogliano eleggere un sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma e andare a prendere questo miliardo, tagliarlo da tutto quello che non serve, tra cui sprechi, clientelismi, appalti senza gara, un mucchio di lavori pubblici, l'87% dei lavori pubblici a Roma si fanno senza gara d'appalto e questo lo faceva Alemanno e lo fa anche Marino e lo fa anche il PD. Ma qual è il nostro nome? Il nostro nome adesso non c'è ancora. Vi posso dire che cosa, che caratteristiche avrà questa persona? Sarà una persona incensurata, perché deve rispettare la nostra regola. E questa è una notizia in un paese in cui più condanne hai e ti promuovono padre costituente come Denis Verdini. Non condanne, ma inchieste in questo caso di Denis Verdini. Seconda cosa, dovrà rispettare la regola dei due mandati. Noi non abbiamo persone elette nelle istituzioni da 30 anni e non le vogliamo avere. Quindi puoi essere eletto 2 volte e poi torni alla tua esperienza lavorativa, se ce l'avevi, se no te ne crei un'altra. Terza cosa, è una persona che dovrà necessariamente osservare il dimezzamento dello stipendio. Allora, che significa che ha un valore, non è una questione spot, perché se tu hai uno stipendio simile a quello dei cittadini che governi, equo, hai anche la percezione dei problemi. Questa persona che governerà Roma avrà tutta l'esperienza dei consiglieri comunali che già sono stati nel Consiglio comunale. Un nome non ce lo dà. E non ce l'abbiamo ancora, non però sarà deciso, io vi posso dire che sarà deciso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi al massimo, perché prima i cittadini romani lo conosceranno, prima potranno capire qual è il nostro programma da portare avanti. C'è una inchiesta fatta dal Mattino di Napoli, nella quale c'è anche, pubblicato oggi, lo trovate oggi in edicola, nella quale c'è anche un'intervista fatta a lei, in cui risulta che il valore aggiunto di una sua candidatura sarebbe il 10% sul piano elettorale, che vuol dire... A Napoli. Che vuol dire che... Se si presenta chiunque altro prende X, se si presenta lei prende X più 10, che vuol dire che lei pescherebbe anche tra gli elettori che non sono del Movimento 5 Stelle, che non avrebbero votato per 5 Stelle. Perché non si candida? Io di questo sono lusingato. Noi ci sono due questioni nel Movimento 5 Stelle, una di metodo e una di merito. La prima, non crediamo che chi viene eletto in un'istituzione poi possa, durante il mandato, saltare su un'altra poltrona. Lo dico perché i cittadini italiani mi hanno votato in Parlamento nel 2013. Poi l'anno scorso volevano mi candidassi alla Regione Campania, ma volevano i sondaggi, perché poi pochi cittadini campani mi hanno chiesto tradisci il tuo mandato in Parlamento e vai in Regione Campania. Adesso si parla di Napoli e io penso, se una persona mi elegge in un'istituzione ho un mandato di 5 anni, devo realizzare il programma e devo portarlo avanti. Se mi vedono cambiare poltrona, non c'è serietà. E poi c'è un'altra questione che ho dichiarato anche stamattina in quell'intervista. Noi in Parlamento, io, Alessandro Di Battista e tutti gli altri parlamentari meno conosciuti, tutti quelli di cui si parla adesso come papabili nelle grandi città, stiamo costruendo un'alternativa di governo al governo Renzi. Noi stiamo costruendo un'alternativa politica a questo governo di slogan. L'ultima domanda gliela devo fare necessariamente, però la prego di essere conciso nella risposta, perché abbiamo già sforato. Ah, è troppo un onore averla qui. Allora, grazie. Voi avete 17 deputati in meno e 9 senatori in meno, che sono frutto di una diaspora, un po' perché qualcuno non ha ritenuto più di stare nel movimento e un po' perché sono stati cacciati dal movimento. Come la mettiamo con la questione della democrazia interna? Chi non è d'accordo con il capo viene espulso? No, chi non rispetta le regole. Il vero problema dei partiti degli ultimi 30 anni in Italia è che si davano delle regole e poi le derogavano. Quando deroghi alle regole, cancelli le regole e diventa una giungla politica, quella che ci ritroviamo continuamente. Noi abbiamo 3 regole, le ho dette prima per il sindaco. Una delle principali è la questione dei soldi.
Io vi annuncio in questo momento, perché è un dato aggiornatissimo, in Italia dal 1 agosto 2015 sono nate 450 nuove imprese in Italia che danno 2,5 posti di lavoro ognuna grazie ai soldi degli stipendi che ci tagliamo. Se tu nel movimento non ti tagli lo stipendio, vieni messo fuori. La ringrazio. Sono regole. Grazie per essere stato con noi, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente conosciutissimo del movimento.